Buongiorno ragazze, allora mi sto per incontrare con Silvia perché stamattina le volevo offrire una bella colazione, oggi è domenica mattina e niente, sto per salire in macchina e vuole andare in un bar dove non sono mai stata qui a Torino che fa anche pasticceria, quindi un super bar, vedremo, comunque vi portiamo con noi. Arrivati. Oh. E abbiamo anche trovato parcheggio davanti. Stavo ammazzando. Ma qui le mie stelline devono ancora vedere Nora. Guardate Nora, la sua bimba che la prende in braccio come fosse Ale praticamente. Mi presento Nora. Oh, amore mio, ciao. Ma ciao, lei è la mia nipotona pelosa. Amore, andiamo Nora, andiamo di qua. Dai. Lei ha già fatto colazione. Sì, adesso oh. D'acqua. E poi qua c'è lei. Qui a Torino fa caldissimo in questi giorni. Sì, ma stamattina si sta bene, dai, non ci lamentiamo. Io spero sempre nella pioggia. Ci potremmo mettere fuori? No, sì, non c'è più posto. Sì, ce n'è uno. Alla fine ci mettiamo qua sotto gli alberi. Dai, vieni Nora. Voilà. Alla fine abbiamo optato per il Dior nel giardinetto. Sì, mi piace questo posto. Carino. Si vede che ho fatto la tinta, non mi dici niente neanche tu. Ma sì, ma... Ieri sera è arrivato Riccardo a casa. Mi facevi con la mia pettinatrice. Lo so, però sono andata a risparmio, dai. Ho fatto la brava. Sei stata qualche brava, riflesso perché... chiaro al sole c'è, dai, sono carini. Non sono venuti tanto... Brava. Mia mamma. Da sola. Mia mamma. Ma li ha fatti lei? Bravissima. Da sola nel senso in casa. Senza pettinatrice. No, devo dire che non è facile. Poi li ho anche spuntati, ma proprio giusto le punte. Ma tu ne hai tantissimi, devi capire. Ma meno male, visto quelli che sto perdendo. No, dicevo, ieri sera è arrivato Ricky. Non si è accorto di niente. Sono uomini, è così. Non mi dà soddisfazione. No. Pazienza, ce ne faremo una ragione, chi se ne frega. Vabbè, abbiamo ordinato, io ho preso un cappuccino, lei una Nora spremuta. Nora si è messa sotto il tavolo. Amore. Nella terra, proprio che da bianca diventerà castana. Marrone, esatto. Niente, adesso aspettiamo la colazione e ora cianciamo. Sì. Presente che questa non è proprio la giornata rilassante che volevamo. No, per la mattinata rilassante, vi raccontiamo giusto due cose. Ci investono anche perché ci manca solo più questa. Ah, boh, giro. Allora, a parte il fatto che siamo andati a questo bar fighissimo, bellissimo, per carità, tutto quello che vuoi, ma a quanto pare quello non è tutto. Non è tutto, esatto. Ci siamo messi in questo Dior praticamente nel verde, no? Allora, Nora ha iniziato a mangiarsi terra e sassi, sì, quindi lei terra, ha dovuto mangia qualsiasi cosa che trova. Ha dovuto prendere la salvietta, pulirla tutta e poi lei, poverina, era tutta devastata di terra per aver pulito il cane e siamo a una.
Due, ci arriva il cappuccino a me, con una bella macchiazza di rossetto sulla tazza, che è proprio, beh, schifo. E gliel'ho rimandato indietro e ho detto, no, guarda, se gentilmente te lo riprendi e me lo rifai. E me l'ha rifatto. Poi chiediamo due cornetti all'albicocca, marmellata di albicocche, e a lei glielo portano alla crema, che proprio è il cornetto che odia di più in assoluto. Sì, perché è troppo nauseante. Troppo nauseante, quindi gliel'abbiamo rimandata indietro. Adesso sto morendo perché poi ho fatto adesso. Poi è arrivata l'ape. Io sono un po'. Perseguitava Roberta. Esatto, un po' la fobia di api, insetti, queste cose qua. Ovviamente arriva un'ape che si infila nel cappuccino praticamente, che per fortuna avevo finito quasi. E quindi mi sono allontanata. Ho detto, senti, vado a pagare e ce ne andiamo. Ce ne andiamo e andiamo al fiume. Noi abbiamo il fiume di Torino qua vicino. Bellissimo, vi ho messo le immagini. Ovviamente pieno di vetri, il cane che cercava di mangiarsi i vetri, quindi lei per tirare il cane è caduto anche per terra. Cioè proprio, ragazze, noi andiamo a casa, direi che abbiamo finito la mattinata. Direi che in bellezza. Non, io spero di arrivarci a casa. Ma dai, ecco. Cosa si anche tu però. Oddio, poi si sta schiattando letteralmente si di caldo. Ragazze, non so quanti gradi ci siano, ma perché ma veramente siamo sudate radice. Dopo guardiamo i gradi, ma è più afa che altro, cioè. Sì, c'è una afa. Arrivo a casa, doccia subito. Agosto, stare in città è terribile. Sì. So che non tutti possono andare in vacanza, però è veramente, mamma mia. Sì. Roby, aiuto, ci vorrebbe un ghiacciolo. Sì, altro che cappuccino, prendiamoci un gelato. No, veramente. Oh, mamma mia. L'unica vabbè. Cosa positiva è che d'estate le città si svuotano. Adesso accendiamo l'aria condizionata e ci riprendiamo. Si svuotano. Siamo di nuovo al Bar X. Questo era il nostro bar di prima. Sì. Sono sincera, non mi sento di farci troppa pubblicità, quindi non vi dico il nome, lasciamo perdere. O forse l'ho detto prima. No, vabbè, però. Però insomma, sono cose che possono succedere in qualsiasi bar. Quindi, vabbè, non vuol dire nulla, per il resto era tutto fantastico. Anche perché se siete di Torino, qua è carino perché ha il Dior proprio sotto gli alberi. Molto molto carino. Niente, adesso È stata una gita avventurosa più che una colazione relax, ma c'è Nora, l'importante è stare insieme. Ecco. Ehi, abbiamo fatto qualche ripresina anche alla star Nora. E adesso ce ne andiamo, ci allontaniamo. Allora, abbiamo acceso l'aria condizionata e la macchina è andata di colpo in riserva, quindi a Silvia gli è venuto un colpo perché sembrava che dovessimo proprio spingere. Adesso è là che sta cercando di capire dove Caterina deve andare. Se sa che la sto filmando mi ammazza. Nora, tu che dici? Ti rifiuti di commentare, ho capito. Fai bene. Fai bene, patatina! Ciao. Eccola che mi ha detto che o morirà di infarto o morirà di diabete perché mangia troppi dolci. Aspetta. Che cazzo? Cosa stai facendo? Oddio. Ce la farà il nostro eroe a fare benzina? Non ce la faccio più. Furio! Furio! Non ce la faccio più! Nora! Non ce la facciamo più! Siamo tutti esauriti! Soprattutto Silvia! Ci dicevi che morirai! Guardate in che stato sono! Scusate! Ci dicevi che morirai o di infarto o di diabete. O di diabete. Perché mangio troppi dolci. Troppi dolci. E ma noi da lunedì. Me ne capiano tutti. Dillo colori. Tu, ma noi da lunedì. Siamo a dieta, ragazze, siamo a dieta. Cioè, dieta. Cambieremo. Ipotetica. No, cambieremo stile di vita. Sì. Tu ci credi? Sì. Sì. Dai. No, sì. Sì. Perché lo facciamo insieme già per essere costanti.
Non mi dire così che se no parto. Ok, ok, ci provo, Google. Dai, ci proviamo. Anche a distanza ce la faremo. Noi faremo la dieta condivisa. Volete associarvi a noi? Scriveteci nei commenti. E con ciò vaffanculo, non so più io. Ci manca solo l'ambulanza che ci cilindra. Esatto. No, vi ricorderei che a fine video ho detto, commentate se volete fare la dieta. Lei ha chiuso in bellezza. Ha chiuso in bellezza girando la chiave della, per mettere in moto, ma era già attesa la macchina. Siamo un attimo dai cinesi, perché devo prendere il cavetto per il cellulare, perché mi si è tutto sfoderato, tutto rotto, e lei anche. Quindi già che ci siamo, diamo un'occhiata. Stiamo scegliendo i cavetti, abbiamo optato per quello rosa. Volevo prenderlo jeans, però Silvia dice che sono femmina. Sì. E quindi devo prenderlo rosa. Grazie per avermelo ricordato. Sta che mi tocco, sì, sono femmina. Dai, boh, solo questo ci serve. Poi almeno 2 metri, visto che il mio cavetto è... Guardate Nora che dice no, io mi rifiuto di alzarmi. Qui c'è l'aria condizionata, sta bene. Si sta meglio in macchina comunque, nella tua macchina bella... Senta bella. Che se c'è anche una cover. Tu dici già che ci sono. Non sono tanto cara, a me servirebbe il vetrino già che l'ho spaccato. Vabbè, cosa sto filmando? Eh? Volevo beccarti in fragrante. Ciao Nora! Ma ti rivedrò Nora! Amore, mi fa il sorriso, jeez. Il 20? Ciao papà! Sì, il 20. Il 20 andremo insieme a salutarla al binario 9 e 3 quarti di Harry Potter. Non fare così! Dai, vabbè, meno non ci pensiamo! Non ci pensiamo a sorridere. Esatto, sì. Non ci pensiamo, che tanto noi non ci perderemo mai, mai, mai. È vero. Mai, mai, mai. Ci vogliamo bene. Ah, quello è poco ma sicuro, come una sorella. È vero, è vero. Una sorella mancata. Ma che mancata? Sei qua? No, mancata nel senso che io con la mia, per esempio, non vado d'accordo. Voi andate d'accordo con le vostre sorelle? Beh, lì va un po' anche fortuna. Cioè, forse adesso che siamo cresciute ci vogliamo già un po'. Beh, perché siete più donne adesso. Sì, sì, si è stabilizzato il tutto. Quando eravamo più piccole, cane e gatto. Non vabbè, so. Un po' anche come i genitori. Tu sei figlia unica, che ne sai? Esatto. Ma che ne sanno i figli unici? Vabbè, ma è come avere un'amica, penso, no? Più o meno è la stessa cosa. Beh, dipende. No, se, certo. Se ci vai d'accordo. Esatto. Io cane e gatto per tutta la vita. Adesso che siamo un po' più grandi ci capiamo un po' di più, però. Spero che non veda questo video. Ciao, ciao Chiara. Ciao Chiara, non ci far caso a questi discorsi. Ti ho appena preso il regalo perché oggi è Santa Chiara. Ecco, vedi? Auguri. Auguri se a guardi tutte le Chiare. Video. Auguri a tutte le Chiare. Giusto, a tutte le Chiare. Anche se ieri era San Lorenzo, in teoria era la serata delle stelle cadenti. Io non tutto ne ho vista nuvolosa. Una. Era tutta nuvolosa. Esatto, tutto nuvoloso, quindi manco una gioia. Manca una gioia di vedere una stella. Un desiderio avrei quest'anno. Manco un ma sì, facciamolo noi così, non importa. Sì, pazienza. Vi salutiamo, ciao, chiudiamo ragazze. Qua questo vlog fatto di tante sfighe, ma anche di ultimi momenti insieme. E ci rimarrà un bel ricordo. Sì, dai. Ma poi tanto torna, adesso non non drammatizziamo, esatto. Ma sdrammatizziamo, tornerà e poi vi faremo nuovi vlog quando tornerà, ci racconterà esatto. Come la vita. Oppure verrai tu a trovarmi. Esatto, sappiamo. Vedremo, oddio. Così ci racconterai com'è la vita all'estero. Sì. Ciao ragazze. Sono già abituata, ma vabbè, quello così sì. Lontano no. No, infatti. Ciao, al prossimo video. A presto, ciao.